Eccoci qua, nuova puntata. In questa puntata tratteremo l'utilizzo dell'OLED. L'OLED che vedete dietro di me è un piccolo schermino di 0,66 pollici di diagonale, altro che i 100 pollici di un televisore, e presenta dimensioni veramente contenute per poterlo inserire a bordo del Wemos, ok? Questo è un difetto perché chiaramente non ci potrò scrivere un tema lì sopra, però, oppure se voglio scrivere parecchia roba, sarò obbligato a utilizzare dei pixel, dei caratteri, dei font molto piccoli. In ogni caso, i pixel disponibili sono 64 in orizzontale per 48 in verticale. E questo è molto importante. Ne esistono varie versioni, io peraltro ne ho due versioni, la V110, lo vedete qui, e anche la V20, che mi pare sia anche quella che è presente nel kit del workshop, ok? La differenza tra i due è che la V20 presenta questi due tastini pulsanti ai lati, che sono molto comodi perché potrebbero consentire, per esempio, di fare un reset per avere delle applicazioni in cui schiacciando il tastino ottengo un'interazione, va bene? Quindi in quel senso è molto comodo, peraltro lo useremo. Userò per cui il, come vedete, la confezione prevede una struttura in plastica che consente di tenerlo riparato per evitare di danneggiarlo. Come ci muoviamo? Allora, programmare questo signore qui, al solito va, ricordo a tutti che va collegato poi nel verso giusto, quindi se il reset è in alto a sinistra, questo va montato così, ok? Perché se guardate, girandolo, il reset qui rimane in alto a destra, ruotandolo diventa in alto a sinistra, lo collego e andiamo a posto. Allora, veniamo a noi. Intanto apriamo lo schematic, dove c'è semplicemente come collegato all'interno. Se voi ruotate Wemos e lo LED, vedete che in questa zona trovate due sigle 0x3c 0x3d. Ora, a seconda che sia saldata o meno questo punto, voi potete avere comandare lo LED utilizzando l'indirizzo di quadro C, del protocollo di quadro C, lo 0x3c oppure lo 0x3d. Fin qua niente di che. Il tutorial di Wemos suggerisce, per l'utilizzo di questo LED, di installare una libreria, che è questa qui, che adesso apro, più un'altra libreria per i pulsanti, e poi aprire gli esempi. Bene, gli esempi sono quelli del pulsante e si trovano all'interno della libreria. Fin qua sembrerebbe tutto semplice, il problema è che poi non funziona, o meglio, non è così chiaro il funzionamento. Peraltro, se io vado a vedere gli esempi tratti dall'Olin, quelli che si trovano su GitHub, che abbiamo già usato più riprese, nella categoria Display, trovo, no, scusate, Shield, OLED Shield, Use SparkFun Library. Oh, questo è un po' una stranezza. Apro il primo, c'è scritto Clock. Guardate, facciamo la prima cosa semplice e facciamo l'upload. E vediamo cosa succede. Facciamo l'upload, lui è bloccato sullo sketch che era precaricato. Se guardate, compare l'orologio. È un orologio sincronizzato? Assolutamente no, è stato tirato a caso. Vedete che nelle righe 15, 16, 17 ho definito delle ore, un orario, e poi lui va avanti di lì. Va bene? Quindi che cosa fa? Utilizza la libreria di SparkFun, che trovate nel repository delle librerie. Scrivete SparkFun
OLED, dovrebbe saltare fuori. Micro OLED breakout. La micro OLED breakout la apro, vi rimanda qua. Questa libreria può essere utilizzata per questo prodotto, che è quello di SparkFun, che è esattamente identico a questo in termini di dimensioni, è stata adattata e quindi posso utilizzare questa libreria. Installatela, funziona, l'ultima versione va bene. Problema. In realtà, l'ultima, scusate, ho detto una cavolata, l'ultima versione più o meno va bene. Nel senso che il Wemos, i tizi di Wemos suggeriscono di utilizzare questa libreria, cioè per i listati che ha messo negli esempi, poi però sul tutorial dicono di usarne un altro. Allora, io ho fatto un ragionamento più ampio e questo vi è condiviso e quindi troverete tutto. Ho fatto un file di testo in cui c'è tutto spiegato e ve lo condivido e parto di qui. Per comandare questo LED si può fare in quattro maniere diverse. La prima, allora, intanto quella suggerita è quella di usare la libreria SparkFun, perché è la più semplice da usare. Se invece volete fare delle cose più complicate, più complesse, buon divertimento, studiatevi le altre. Per l'utilizzo dei due tasti si può usare il protocollo I4C, quello suggerito, peccato che non funziona. Ho provato, non funziona. Oppure, più semplicemente, il digital read sui pin 3, D3 e D4, perché quei due tasti sono collegati al D3 e D4, che è la cosa più semplice da terra, come avere un tasto, schiaccio il tasto e vado a fare un digital read. Ora, tutta questa roba qua vi è stata condivisa, quindi si tratterà semplicemente di analizzarlo. Allora, cominciamo con le possibilità. Utilizzare i suggerimenti indicati dal sito. Dunque, funziona, ma solo in parte. La libreria suggerita da questo è questa libreria qua, che è la libreria di Adafruit, rimodificata da Mechauser, che è un maker australiano. Mechauser ha riadattato questo per aggiungere, come vediamo qua, supporto ai LED, agli OLED 6448. Quindi, come faccio a usarla? Io potrei installare questa, non c'è nei repository trovate quello ufficiale, chiudo il clock, tanto non ci serve più. Gestione librerie, Adafruit SSD 1306. Guardate cosa salta fuori. Salta fuori questa, salta fuori anche quella di Mechauser. Io le ho tutte e due installate. E di solito finisce che vanno in conflitto. Allora, come si può fare? È un problema. È un problema che si può risolvere, vi insegno dopo come si fa. Il problema invece principale è che queste librerie, questa di Lolin, banalmente i tasti non li fa funzionare. Io non so il motivo. Presumo sia legato al fatto che questa di Lolin è vecchia di 2 anni, nel frattempo ESP8266 è passata dalla versione 2.3 alla versione 2.7. In questo momento questa scheda è la versione, scusate, gestore schede 2.7. Adesso controllo, però ESP8266. E quindi è cambiato parecchio, vedete la 272 installata. Quindi, essendo cambiato parecchio, può darsi che ci sia qualche conflitto. Non sono abbastanza informatico per dire qual è la fonte, però ve lo segnalo perché. Perché se poi usate quello indicato lì e non funziona, non capite perché. Primo problema. Seconda questione, può darsi che lo mettano a posto. Altra possibilità, utilizzare la libreria SSD 1306 modificata da Mechauser direttamente lei, lasciando perdere la Lolin bla bla bla. Bene, questa funziona. Il problema è solo che se poi per caso usate quella libreria anche con Arduino e volete usare quella originale e non quella di Mechauser, vi dà inevitabilmente errore. Allora, l'unico sistema che ho trovato è quello di aprire un file inserendo questi due file che arrivano dalla libreria di Mechauser direttamente qui dentro. Quindi se io apro questo file vedrete
che mi apre in locale questi due file. Vedete che li compaiono qui. Cioè, dentro la IDE di Arduino compaiono tutti i file che ci sono qua dentro, il CPP C++ e il punto H che comprende le definizioni, eccetera, eccetera. Roba da informatici. Messa così e, sottolineo, perché qui è spiegato anche questo, unitamente al fatto di togliere il minore maggiore, come era in origine, in luogo di virgolette, virgolette, questo fa sì che la libreria che viene richiesta è questa qua, quella in locale, che è quella di MacHauser. Quindi funziona. Quindi a questo punto, se carico questo listato, questo funziona. Che cosa fa questo? Un po' di disegni. Scopriremo quindi che la libreria Adafruit funziona molto bene e è piena di possibilità. È estremamente interessante dal punto di vista delle possibilità, perché consente di disegnare un sacco di cose. Un logo, un puntino, delle rette in varie direzioni, a partire da angoli diversi, dei rettangoli con gli angoli, dei rettangoli con più spessi, disegni vari, anche dei pallini, dei cerchi, dei rettangoli stondati, eccetera, eccetera. È pieno di possibilità. Li trovate tutti, triangoli, tutti qua dentro. Per come è strutturato il listato? Il listato è strutturato in modo tale da sviluppare tutto questo una sola volta. È possibile anche lo scroll, peraltro, in varie dimensioni. Quindi, veramente, c'è proprio da sbizzarrirsi. La libreria la trovate qui, ok? A questo link. Quindi, buon divertimento. Il listato viene eseguito una volta sola. Questo è Flakes, come si chiamano? I fiocchi. Vedete che il loop è vuoto, cioè quando arriva loop non fa più niente. E tutte queste subroutine, chiamiamole così, sono riportate in sequenza. Quindi se voglio disegnare un cerchio, test draw circle. Qua mi spiega come si fa, ok? Eccetera, eccetera. Trovate tutte le istruzioni assolutamente qui. E poi trovate altre istruzioni anche qui, dove ci sono indicazioni su come utilizzare questo listato, questo kit, va bene? È un sito francese, o meglio, parzialmente in francese. Bene. Questa è la seconda possibilità e, ripeto, funziona. Vantaggi. Adafruit ha messo a disposizione tantissimi comandi per disegnare qualunque tipo figura. Ci sono tantissimi tipi di font a disposizione. Il problema è che è molto complessa. Può anche essere inutile più delle volte. Possibilità 3. Libreria SparkFun. La libreria SparkFun che abbiamo già visto per il clock funziona. Funziona, è presente nei repository di IDE, della IDE. C'è un piccolo problema: non funziona con tutte le versioni. Ho testato e quindi non funziona con la 271 e la 125, la libreria OLED. Insomma, tutto quello che è sopra la 124 non funziona, purtroppo. Quindi installatevi la SparkFun Micro OLED e poi ricordatevi di non aggiornarlo. Ok? Nella versione 1.2.4, testato con Wemos 2.1.0 e 3.0, ok? Quindi anche qua. Qui ci sono alcuni altri dettagli, si possono utilizzare anche la libreria SparkFun, non per il micro LED, ma proprio non quella pensata per Wemos, funziona con alcuni dettagli, insomma. Tenete conto, infine, che è possibile modificare il logo, è possibile modificare, costruire dei nuovi loghi, ok? Trovate delle informazioni molto interessanti al riguardo qui, ok? Non, scusate, ce la faccio, eh? Cioè, esistono già dei tool online che mi consentono di generare il codice e qui è tutto spiegato come si fa. Va bene? Per fare il proprio personale logo, oppure flakes e cambiarli, mettere una forma diversa.
Quarta possibilità, una libreria più recente, o perlomeno che io ho scoperto più recentemente, vedete che è aggiornatissima negli ultimi mesi, 26 giorni fa. Si chiama, non so come si pronunci, U Infinite G Square, U8G2. Io non so cosa significhi. Ha un pregio, funziona con tutti gli OLED, ha una guida spettacolare per l'utilizzo, ok? Funziona in maniera spettacolare, è nata come U8X8 e anche qui poi è tutto spiegato. Contiene un'infinità di font diversi e il problema è che appunto bisogna un po' studiarsela. Anche per questa ho riportato un esempio con la libreria, un Hello World molto semplice che proviamo ad aprire e vediamo un attimo, ok? Sì, se ce la facciamo di oggi. Vedete che contiene tutti questi possibili diversi OLED e TFT, ok? Quello da utilizzare è questo qui. Vedete che ci ho scritto Mario per ricordarmi che ce l'ho messo io la scritta. Quello da utilizzare, il costruttore è fatto così, poi lui funziona egregiamente. Ho utilizzato un font un po' diverso dal solito, che troverete nel tutorial, nelle pagine che ho aperto prima. Adesso, insomma, se lo carica, dovrebbe cominciare a presentarsi. Flakes si è bloccato, guardate Hello World, ok? Vedete che è molto distanziato, purtroppo questa webcam fa un po' schifo, ma ci accontentiamo. Quindi anche questa avete degli esempi, e avete degli esempi anche per la versione più raffinata. Questo qui era l'8x8, cioè i caratteri sono quadrati, la U8, U Infinite G Square, U8G2 per capirci, che invece ha un esempio leggermente diverso. Anche in questo caso qui vedete che l'ho definito il costruttore, qual è da utilizzare questo qui, e poi disegna, scrive, fa dei disegni che, andando ad analizzare il listato, non possiamo metterci ad analizzarlo adesso, vi consente di poter andare a provare possibilità diverse, ok? Di sbizzarrirvi come vi pare. Adesso lo lasciamo caricare un attimo e vediamo cosa succede. Vedete? Mi dà degli errori perché il font è troppo grande, poi cambiando il livello di font compaiono delle scritte diverse, in dimensioni diverse, con font diversi, ok? E quindi potete anche qui, in questo caso, sbizzarrirvi. Bene, capito questo? Quindi abbiamo utilizzato le varie possibilità. Questo vi viene tutto condiviso. Io rimetterei un testo semplice perché è quello che ci interessa di più. Alla fine della fiera, quello che mi interessa molto è poter scrivere dei dati, va bene? E vediamo un attimino come lo scrive, va bene? Questo fa una scritta molto molto semplice e ci consente già di fare dei ragionamenti. Sto utilizzando quindi quello di SparkFun, come vi ho detto, che ritengo essere quello più comodo, non il più sofisticato, ma il più comodo. Vedete, scrive i numeri da 0 a 5, poi li scrive un po' più grandi, livello con un font diverso, font type 2. Questo è il font type 2, cioè il terzo. Questo è il font type 3. Va bene? E poi scrive con un font type, sempre il 3, più piccolo in questa zona qua. Guardate il listato. Clear all, cancella tutta la memoria, perché l'alternativa è clear page, cancella il buffer di Arduino. Cioè lui scrive delle cose, le mette nella memoria temporanea e poi lo va a cancellare. Cancella tutto, clear all, resetta tutto. Mi pongo il cursore nella zona del cursore 00, 00 in alto a sinistra, in basso a sinistra avremo qui è 00, qui è 048, qui sarà 6448, qui sarà 640. X Y, va bene? Poi
mi metto 00, scrivo dei valori, ciclo for, pulisce la pagina, quindi per cancellare, devo cioè, di fatto vado a riscrivere ogni volta la pagina, il display. Posso anche cancellare i singoli pixel? Sì, devo andare a scrivere, sovrascrivere il singolo pixel. Un'altra possibilità è disegnare un rettangolo di colore nero nella zona che voglio andare a cancellare. Questa è un'altra possibilità. Poi, OLED print che cosa fa? Scrive esattamente come Serial Print, né più né meno. Print che cosa? Il valore di i, che è la variabile. OLED display fa un refresh del display, cioè fa comparire di fatto quello che è. Il secondo fa la stessa cosa, il terzo fa la stessa cosa, semplicemente con dei font diversi. Invece, veniamo qua in fondo. Mi sposto a X20, quindi verso destra, riga 0, 20, 0 e verso destra, altezza 0. Ok? E scrivo banalmente high e poi aspetto. Va bene? Questo listato fa semplicemente questa cosa qua, molto semplice se volete. Bene, capito questo? Adesso proviamo a usare i button. Ho trovato un listato molto ben fatto su questo sito qui che utilizza, invece di usare l'iQuadroC che abbiamo visto che non funziona per delle ragioni che non conosco, utilizza banalmente il button. A cosa può servire? Beh, provate a immaginare. Beh, intanto vediamolo. Chiudo tutto. Questo no. Questo è il text. Lo chiudo anche. Questo non è. Non mi interessa. Questo era l'altro. Ok. With buttons, OLED with buttons fa semplicemente riferimento a quel listato laggiù, peraltro c'è anche riportato qui. Andiamo a vedere cosa fa. Definisce l'OLED con il pin di reset e il jumper per indicare qual è il canale iQuadroC, lo accende, cancella tutto, definisce, stabilisce che D3 e D4 sono due pin in ingresso che sono collegati ai due pulsanti. Pulisce la pagina, stabilisce usare il font 0, si mette in alto a sinistra, scrive line 1, line 2, line 3, eccetera, eccetera. Se D4 è schiacciato, se D4, scusate, se il pulsante B è schiacciato corrisponde a D4, si sposta a colonna 0, cioè X0 scende a 40, quindi in fondo, abbastanza in fondo, e scrive delle cose. Se no, si sposta a 32 e ne scrive delle altre. Se gli schiaccio tutte e due, gli scrive tutte e due. Vediamo cosa fa. Cosa potrebbe essere utile? Usarlo come menu. Ok? Usarlo come menu per selezionare delle cose. Vai su, vai giù. Vediamo un attimo. Eccolo qui. Scrive. Se schiaccio qui, schiaccia quello. Se compare questo. Se schiaccio qui, compare l'altro. Se schiaccio entrambi, compaiono tutte e due. Probabilmente adesso lo sollevo, si vede meglio. Quindi potrei scorrere il menu. Peraltro esistono delle librerie già preconfezionate, menu Arduino Library, che consentono di costruire dei menu cliccabili, insomma, appositamente. Non ci entro, vi segnalo solo che esistono. Scusate, non era questo, era questo qui. E consentono di fare dei lavoretti non male, quelli con l'OLED. Bene, direi che a questo punto avete tutto quello che vi serve. I listati sono a vostra disposizione. Il file Leggimi contiene tutte queste informazioni. Buon divertimento. Da qui in avanti, buon divertimento con l'OLED che pur nella sua piccolezza, è molto interessante, è molto ben fatto e funziona bene. Bene, alla prossima pillola!